Amici della Serie Team, la seconda giornata al campionato arriva anche in Sardegna, Sardegna Arena, Cagliari Sassuolo. Fischia Pairetto, si va col primo pallone. Lirola inattaccato, rischia di perderla, allora Locatelli col tocco sotto verso Berardi che la difende bene, la offre a Boateng, di prima Locatelli dentro per il corridoio, che buono per Sensi, Sensi col sinistro, grande, si allunga e para e poi raccoglie il pallone, ma è pericoloso il Sassuolo dopo 9 minuti del primo tempo. Padoin affronta Duncan, sposta il pallone, allora Padoin che se ne va a sinistra, chiuso anche da Lirola, torna indietro Barella, il traversone verso Sau che cerca di addomesticare un pallone difficile, infatti torna fuori dove è rimasto Padoin, il traversone, salta Pavoletti, ancora Pavoletti, ancora di testa, Cagliari 1 Sassuolo 0, in vantaggio i rossoblù dopo 11 minuti del primo tempo. Dopo la doppietta in Coppa Italia, il primo gol in questo campionato per Pavoletti. Cigarini, la battuta nel calcio d'angolo, ancora Pavoletti! Un altro colpo di testa, questa volta sul fondo. Fischia Pairetto, si riparte. Duncan serve pallone a Sensi, parte il lancio verso Berardi, posizione regolare, Berardi con il sinistro, pareggia il Sassuolo, ancora Berardi, secondo gol consecutivo, Cagliari 1 Sassuolo 1 alla Sardegna Arena. Un altro calcio d'angolo per il Cagliari che lo batte da destra, Pavoletti prende spazio, la prima doppietta in campionato, ancora Pavoletti, nuovo vantaggio per i rossoblù e la firma è la stessa. Per il Sassuolo va Berardi con il mancino insidioso ma a lato di un metro alla sinistra di Cragno, ancora il calcio d'angolo battuto verso il secondo palo, Babacar il controllo, cerca la conclusione, chiede un tocco di mano, momento VAR per Pairetto, sì, tocco col braccio di Romagna, netto. Calcio di rigore per il Sassuolo alla fine del recupero. Boateng spiazza Cragno e firma il gol del 2-2 che chiuderà la partita. Boateng. Titoli di coda, la Sardegna Arena finisce 2-2 tra Cagliari e Sassuolo.